L'immagine del vagone su cui siamo costrette a salire è molto limpida. Veniamo spinte nei carri merci da guardie in divisa. Non ricordiamo la nazionalità. Siamo tantissime persone. Nel nostro vagone stiamo tutti stipati. Noi siamo sempre strette alla mamma, sempre in piedi, avvinghiate ognuna a una gamba. Le persone sono immobili. Stiamo tutti in silenzio. Non c'è confusione, piuttosto paura, preoccupazione di sapere dove stiamo andando. È un silenzio che non è un silenzio. La nonna è vicino a noi, insieme a zia Gisella, zia Sonia e zio Giossi. In un angolo c'è una specie di secchio, forse un bidone, che useremo per i nostri bisogni. Le donne parandosi con delle coperte, alzate a mo' di tenda da altre donne. Uomini e donne, giovani e anziani, adulti e bambini. Forse in tutto una sessantina di persone, ma chi può dirlo con precisione? Sergio è sul treno, anche lui è attaccato a sua mamma, zia Gisella. Ha lo sguardo impaurito. E questo ci è rimasto impresso perché noi non ricordiamo neanche qui un senso né di paura né di terrore. Grande spaesamento, questo sì. Incredulità, stupore, non paura. Il treno parte. Ora c'è rumore, tanto rumore. Lo sferragliare delle ruote sulle rotaie, le persone che si lamentano, strette in quel vagone che corre verso l'ignoto. La mamma riesce a scrivere e lanciare dal treno, probabilmente durante una sosta sul Brennero, un biglietto con i nostri nomi. La speranza è che qualcuno lo raccolga da terra per recapitarlo. Sappiamo che la famiglia di papà l'ha poi in effetti ricevuto. Forse fu un ferroviere a raccoglierlo e a darlo a un carabiniere che lo fece consegnare ai destinatari. Le sensazioni provate durante quel viaggio non ci hanno mai lasciate davvero. Spesso la mente torna a quei momenti, ma non quando siamo tra la folla o nella confusione, come si potrebbe pensare. È il rumore del treno, la sua immagine che ci colpisce. Tati, per esempio, sente riaffiorare dentro di sé le sensazioni di quei giorni quando vede passare un treno merci. È un meccanismo automatico, scattato per la prima volta piuttosto tardi, quando già eravamo diventate adulte, durante gli anni della nostra giovinezza passata a Trieste. In quel periodo abitavamo lungo la marina e qualche volta, per tornare a casa, bisognava fermarsi e aspettare il passaggio dei treni che collegano la stazione centrale a Campo Marzio. Un giorno come tanti, all'improvviso, il treno merci che Tati vede sfilare davanti a sé, uno come decine di altri visti passare in precedenza, le riporta alla mente il nostro viaggio verso Birkenau. Da allora è un pensiero ricorrente, un'immagine che riaffiora dalla nostra memoria in ogni stazione. Venivano portati ad Auschwitz in treno, ma erano treni speciali. Non c'erano sedili, come quando si va in gita e si ascolta la musica, si legge e ogni tanto si guarda fuori dal finestrino per sognare. No, per gli ebrei
i tedeschi usavano i vagoni merci, dove normalmente venivano trasportati gli animali. Le persone dovevano restare in piedi, una attaccata all'altra, senza acqua né cibo per giorni, senza poter scendere, senza potersi lavare, senza poter andare in bagno. Sul treno morivano in tanti, perché quel viaggio era pensato per non far tornare a casa nessuno. Eppure, per quella corsa di sola andata, i nazisti facevano pagare un biglietto. Quelli che riuscivano ad arrivare ad Auschwitz scendevano dai treni e trovavano ad aspettarli i nazisti che li picchiavano e gli urlavano contro. Poi i soldati spingevano i bambini, le donne, i vecchi e gli uomini che non erano abbastanza forti per lavorare in uno stanzone e li facevano spogliare, spiegando che avrebbero fatto la doccia. Prima però gli facevano scrivere i loro nomi sulle valigie, così li avrebbero ritrovate. Un'ultima cattiveria dei soldati nazisti che volevano far credere alle persone che dopo la doccia gli sarebbero stati restituiti gli effetti personali. Non tutti davano credito a quelle promesse, ma scrivevano ugualmente i loro nomi, i cognomi, il luogo di provenienza. Ovunque fossero precipitati, volevano che restasse scritto che erano esistiti. Dopo, uomini, donne e bambini venivano inghiottiti in una stanza dove da alcune piccole fessure entrava un gas che li uccideva in pochi minuti. Fuori, intanto, i tedeschi prendevano tutto quello che c'era nelle valigie e lo tenevano per loro oppure lo mandavano in Germania. Niente andava sprecato. Le borse vuote erano gettate dentro un grande magazzino. Oggi quelle valigie sono nel blocco 5, dietro un vetro, e si possono leggere i nomi, i cognomi, gli indirizzi scritti dagli uomini, dalle donne e dai bambini passati di lì. Così nessuno potrà mai dire che quelle persone non sono esistite. Nessuno potrà mai cancellare Auschwitz. Sul treno, io e papà eravamo stretti l'una all'altro. Papà non aveva più lacrime né parole. Solo ogni tanto mi diceva, come in preda a un delirio, di perdonarlo per avermi messo al mondo. Era consapevole che non poteva fare più niente per salvarmi e non riusciva a sopportarlo. Io sapevo che era la disperazione a farlo parlare, così mi stringevo a lui, cercando di dargli conforto. Almeno eravamo insieme, questo era per me sopra ogni cosa. In viaggio gli dissi: «Papà, io sono felice di essere con te in questo momento, non avrei voluto essere da un'altra parte». Improvvisamente ero diventata adulta. Il viaggio fu lungo, circa una settimana. Eravamo tutti ammassati dentro i carri bestiame, senza acqua né luce. Un secchio in ogni vagone per i bisogni di tutti. Poca paglia a terra, come nelle stalle per gli animali. C'era chi pregava instancabilmente. C'era chi piangeva instancabilmente.
ma la maggior parte di noi era muto, come me e papà. Non c'era più niente da dire. Arrivammo ad Auschwitz, infine. Eravamo 605. Qualcuno era morto nel viaggio. Li tirarono fuori dal treno solo allora. Ci fecero scendere con la solita violenza gridata. Auschwitz si presentò ai nostri occhi come un'enorme spianata di neve. Intorno a noi freddo e desolazione. Una volta scesi dai vagoni, ci ritrovammo subito circondati da tanta gente. C'erano i prigionieri del campo che avevano l'ordine di prendere e smistare le valigie. C'erano i soldati nazisti che smistavano noi, le guardie con i cani al guinzaglio che abbaiavano. Mi ricordo tanta confusione. Quando entrai nel campo, non facevo che piangere. Per oltre una settimana andai avanti così. Dentro di me, senza che ne fossi conscia, scattò qualcosa. Il desiderio di sopravvivenza, fortissimo. Un desiderio selvaggio, primitivo, che era prima di tutto del mio corpo, che voleva farcela, che non voleva arrendersi. Non fu un ragionamento consapevole, ma un istinto di cui mi sono resa conto solo dopo, quando tutto era finito.